C'era una volta. No, non mi piace. Scusate, sono la voce narrante, ma questa non è la solita storia con il solito stupido protagonista. In realtà un principe c'è, ma è soltanto un attore da quattro soldi, con la sindrome di Napoleone. Si fa chiamare Azzurro. Quattro soldi. Oh, come ti permetti? Guarda che mi ci pago l'affitto e pure lo stipendio tuo. Grazie Azzurro, nel tuo caso è un complimento. Azzurro viveva in un teatro. Le sue giornate erano costellate da spettacoli che nessuno pensava, se non il suo migliore amico. Tu fatti gli affaracci tuoi, uccellacci del malaugurio, che quest'anno si sbanca. Essere o non essere, questo è il problema. Figaro, 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 Figaro. Ecco, un uccello in effetti c'entrava. Era Salvatore, il suo migliore amico, un piccione viaggiatore molto intelligente, che finora non aveva mai realizzato la consegna. Quindi si guadagnava da vivere, scassinando cassaforti, prigioni e gabbie. Dai che quest'anno c'ho in canna tutto Shakespeare russo, con monologhi da 4 ore all'uno delle avanguardie francesi. Adesso devi andare. Fammi gli auguri, Salvatore. Azzurro uscì dal teatro per fare quattro passi fino al ristorante dove si sarebbe esibito. Ed in effetti erano davvero quattro, per quanto era vicino. Sono sicuro che questa volta conquisterò tutto il pubblico. Certo che coraggio non gli mancava per farsi vedere in giro vestito così. Uè, non prendere in giro il mio look. Andrà così bene che da domani mi chiamerai Principe Azzurro. Sì, va bene, non ha l'aria di un vero ristorante, ma quello che ci permetteva il budget. Usate la fantasia. Dedico questa canzone all'amore della mia vita. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te. Se mi chiedi chi è il ragazzo per te, Angela, io dico me. Angela, amore mio, sposami. Non è che se fossi l'ultimo uomo al mondo e basta con sta storia. Amore mio, ma così spezzo il mio cuoricino candido, candido, che batte forte per te. Angela, vieni con me. Un moscomule per la bimba e un sex on the beach per me. Caliente, non trovi? Non è che ti capito, ma la mia risposta è no. Perché no? Guarda, un gattino! Dove? Ah no, è scomparso. Uè, Azzurro, guarda che sta accadendo là con sti due. Che? Non fai niente? La smetti? Il prossimo sono io. E se sbaglio, mi mangio le mani. Ma se mi piace, meglio del tuo scatola di ieri, comunque. Dai, dai, ma non vedi che sta avvenendo un crimine? Senti, siamo alla fame. Non voglio fare la fine di tutti gli attori, geni incompresi, che entrano nel tunnel della droga. Va bene, Azzurro. Ma se sei un principe, non puoi tirarti indietro al salvataggio di una principessa. E va bene, ma per questa missione chiamami James Bond 007, missione Salva la bambola. Non voleva ammetterlo, ma Azzurro se la stava facendo sotto, come me. Ma sei solo una voce. Perché? Le voci non indossano le mutande. Azzurro, fai attenzione, non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Azzurro si nascondeva tra i pilastri di questo luogo sinistro e cupo, alla ricerca di un indizio sui due. Voce, puoi smettere di raccontare tutto ciò che accade? Mi sto concentrando. Scusami, è che quando c'ho l'ansia mi parte la tiritera.
Lo sapevo che qualcuno ci seguiva. Grazie, voce. Calmati, Azzurro. Sei ancora nella chiesa. Non è successo niente. Come non è successo niente? Guarda cosa hai combinato. E adesso come faccio ad uscire da qui? Questa è la prova centrale, Azzurro. Devi credere in te stesso. Se ce l'ha fatta Kung Fu Panda, puoi farcela anche tu. Salvatore, sei tu? Grazie, amico mio! Grande, Azzurro! Vedi che ce l'hai fatta! Ok, adesso siamo liberi. Ma come faccio a sconfiggerlo? Lui è troppo furbo e io non ho niente. Ma tu hai il potere del cinema, Azzurro. Usa la fantasia. Anzi, usa la forza. Credi di essere solo nella forza? Beh, anch'io posso farlo. Affrontami da uomo se lo sei. Ti affronterò da bambino, perché è quello che sono. Che la spara. Io sono tuo padre. Al massimo sei un cliché. Vaffan Star Wars! Pronto, polizia, c'è stato un rapimento. Siamo alla chiesa di Bussecchia, Forlì. Venite subito. Signora, non si muova, la dobbiamo portare all'ospedale. Angela, come stai? Dove mi trovo? Ora sei in salvo. Ma cosa è successo? È una lunga storia.